voi siete i paladini dell'onestà. Allora vi chiedo, visto che poi c'è anche il giustizialismo è un'arma a doppio taglio, perché lo si può invocare alla Travaglio, per dire, però poi nel momento in cui ti arriva un abuso d'ufficio, che è il minimo che ti può arrivare, e ti può arrivare anche semplicemente per faziosità dell'opposizione, per farti cadere e per metterti il bastone fra le ruote, diventa complicato uscirne, perché poi ti dirà: no, ma come, ma tu non eri il paladino dell'onestà e adesso hai magari un abuso d'ufficio. Ed è difficile, diceva il professor Michetti, non beccarsi gli abusi d'ufficio, perché è talmente burocraticamente intricato questo paese che non se ne esce. Allora, che cosa vede lei non soltanto come deputato ma come vicepresidente di una commissione di giustizia? Ma allora, gli argomenti sono tanti, però il punto di partenza è proprio rappresentato dai messaggi che lei mi ha letto velocemente, ma anche dalle sue parole. Cioè, è evidente che in Italia c'è anche un problema culturale che sta alla base della corruzione o di comportamenti comunque scorretti che tendono ad azzerare la meritocrazia, no? L'idea secondo cui, come diceva lei, il curriculum conta poco se non è accompagnato, addirittura preceduto da un discorso di conoscenza e dalla cosiddetta raccomandazione. Allora, è chiaro quindi che il problema è affrontato a 360 gradi, sia da un punto di vista giuridico e di leggi, sia da un punto di vista culturale. Secondo noi il punto di partenza da cui affrontare a 360 gradi un malcostume generale è dato proprio dalla politica. Cioè, noi abbiamo bisogno di una classe politica che prenda in mano le redini di questo paese anche da un punto di vista culturale e si prenda la responsabilità di dare un messaggio chiaro. Un messaggio per cui la persona, guardi, non la persona onesta che probabilmente lavorerà sempre onestamente, o la persona disonesta che probabilmente lavorerà sempre in maniera disonesta, no? Quelli che ormai hanno maturato la loro onestà o disonestà. Io dico sempre, dobbiamo fare le... Cioè, lei dice che è difficile che una persona che ha imparato a vivere in maniera disonesta possa diventare onesto, quindi in realtà non abbiamo speranze. No, non è vero, perché guardi che non la percentuale di persone convinte che bisogna vivere in maniera disonesta. No, io dico in maniera scaltra, attenzione, non in maniera, non dico sì, buona fede in maniera disonesta, scaltra, certo, scaltra, certo, che è diverso. Ecco, allora noi dov'è che dobbiamo agire? Su coloro che sono in dubbio, cioè su coloro che a un certo punto arrivano a un bivio nella loro vita, sulla possibilità di essere furbetti oppure di seguire la strada, diciamo, giusta, quella della meritocrazia. Ecco, per far sì che il popolo italiano si indirizzi in ogni singolo cittadino su questa seconda strada, che è quella più giusta, noi dobbiamo fare leggi che vengono percepite come leggi giuste. Quello che ha detto, che diceva l'imprenditore, mi sono pentito di aver perso la partita IVA, oppure la giungla di leggi e di regole in cui si trovano ad operare pubblica amministrazione, è l'esempio di una politica che a un certo punto ha pensato: vabbè, facciamo più regole e così combattiamo la corruzione. Non è così, cioè la corruzione va combattuta con poche regole ma buone, in modo tale che, guardi, gliene cito una su tutte per la quale noi ci battiamo quotidianamente, cioè il cosiddetto DASPO ai corrotti. Se c'è un imprenditore che a un certo punto ha la possibilità di avere un appalto con la pubblica amministrazione, deve considerarsi privilegiato e onorato per quella possibilità che gli viene data. Ecco, se quello viene beccato mentre dalla mazzetta, quella persona con la pubblica amministrazione non avrà più niente a che fare per tutta la vita. Questo è un messaggio chiaro, non è un cumulo di regole. Noi avevamo presentato la proposta del DASPO corrotti, erano quattro righe che sarebbero state chiare ai cittadini, la politica avrebbe dato un messaggio non equivoco e, ripeto, la persona in dubbio tra l'agire onestamente e l'agire in maniera disonesta non avrebbe avuto problemi a scegliere la strada giusta, perché quella strada non sarebbe stata solo eticamente giusta ma anche economicamente, perché sa, l'imprenditore dice: vabbè, magari stavolta però se pago la mazzetta e vengo beccato, io ho chiuso per tutta la vita con la pubblica amministrazione. Questo è il punto, e la classe politica attuale purtroppo non dà messaggi di questo tipo. Okay. I cittadini sono costretti a vivere in quel
quella giungla e regole di cui parlavo prima. E guardi, le dico un'ultima cosa: l'anno scorso sono partiti 120.000 italiani per andare all'estero, il 40% di quelli sono persone che vanno dai 18 ai 35 anni. Io le posso garantire una cosa, lo dico con grande convinzione, che quei ragazzi non scappano da un paese povero, perché se tu dici a un ragazzo guarda rimani in Italia, ci sono tante difficoltà economiche, ma scappano da un paese senza possibilità, senza futuro, è diverso. Sì, tiriamoci sulle maniche e lavoriamo, il ragazzo rimane, guadagna anche 1.000 euro in meno, 2.000 euro in meno, rimane in Italia. Ma se il ragazzo impara che studiando non si ottiene niente, che specializzandosi non si ottiene niente, deve fare? Cioè, diceva Michetti prima una cosa sacrosanta: puntiamo sui giovani. Sì, ma se poi la classe politica non punta per prima sui giovani, c'è poco da fare, voglio dire, non si arriva, non c'è uno sblocco. Assolutamente sì, i ragazzi che scappano, io dico sempre, scappano da un paese ingiusto. E allora su questo le dico, secondo me il primo esempio che si deve dare è quello della politica, cioè la politica deve dare un messaggio di pulizia. Io sinceramente lo dico con orgoglio, ritengo di far parte dell'unica forza politica che fa di quel messaggio di pulizia una priorità. Lei, magari qualcuno dice però sai, anche al vostro interno ogni tanto c'è l'avviso di garanzia o c'è lo scandalo. Noi riguardo, anzi scandali non ce ne sono stati per fortuna, però ogni volta che accade qualcosa che mette in dubbio quel messaggio, noi interveniamo immediatamente e ci prendiamo le nostre responsabilità. È quello che chiediamo alle forze politiche. C'è un'indagine su un amministratore, la forza politica di appartenenza non può dire arriva al terzo grado di giudizio, perché il terzo grado di giudizio ci si arriva dopo 10 anni e intanto quell'amministratore continua a magari a gestire soldi dei cittadini. Una forza politica responsabile deve guardare i fatti, vedere se sono dei fatti gravi e poi agire di conseguenza. In effetti ci sono due ascoltatori che vogliono parlare con lei, quindi li metto in linea perché ci mancano soltanto una manciata di minuti alla chiusura della puntata. Sì. Abbiamo Antonio. Antonio, buongiorno. 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 Sempre. Io fatto politica da ragazzo, mi sono riaffacciato adesso, sono passati nel frattempo 25 anni. Porto un esempio, 25-30 anni fa c'era tante volte il sindaco del paese, anche grande, riceveva il signore in difficoltà e qualche volta l'ho visto io, anche quando ero all'opposizione e combattevo quel sindaco, prendere dei soldi e dirgli pagati la bolletta. Su questa cosa nessuno di noi lo avrebbe mai attaccato. Perfetto. Adesso se venisse fatto adesso verrebbe subito additato a voto di scambio. Allora, Antonio, dobbiamo essere rapidi, c'è un altro ascoltatore, abbiamo pochissimi minuti, quindi vai dritto alla domanda e poi ti faccio rispondere da buona fede. Il problema è sempre creare una differenziazione fra i reati commessi dagli amministratori per arricchimento personale o reati fatti nella funzione del loro dovere. Tante volte se metti 500 firme ogni giorno, magari due o tre di quelle firme sono sbagliate, ma non lo fai per arricchimento personale. E invece noi ancora ci portiamo dietro il virus di Pietro, perché quello è stato un virus. Antonio, grazie. Ok, perfetto, è chiarissimo il tuo messaggio. Allora, Bonafede, sei d'accordo? Prendiamo anche la domanda di Silvestro e rispondiamo ad entrambe subito dopo. E Silvestro, buongiorno. 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 Buongiorno anche al deputato. Più soldi in busta paga solo per i giudici e i burocrati. Volevo sapere allora, per noi popolo, no? La scala mobile, quando la rimettiamo questa scala mobile, quando aumenta lo stipendio nostro? Io sono con un contratto a tempo determinato e quindi prendo 1.250 euro al mese, una cioccolata costa 4,50 euro, 9.000 lire del vecchio conio. Volevo sapere come dovevo fare per tirare avanti, perché qui aumenta sempre tutto quanto. Ma non gli stipendi. Silvestro, chiarissimo, grazie. Allora, Bonafede, è il compito più complicato del mondo, rispondere in due minuti. Allora, in due minuti, riguardo la alla prima, ci sono differenza di reati, certo. Sì, che poneva l'esempio della differenza. È corretto il ragionamento, cioè
di dire valutiamo i fatti, è quello che noi facciamo. Io le faccio un esempio su tutti, il famoso caso Quarto, no? Lì la sindaca del Movimento 5 Stelle non era indagata, era anzi parte lesa in un sospetto voto di scambio politico mafioso che tra l'altro poi non ha avuto più alcuno sviluppo che io sappia, però il Movimento 5 Stelle lì disse: siamo in una terra come la Campania in cui bisogna dare un messaggio chiaro, vogliamo tornare a elezioni subito. Cioè non va soltanto visto, perché poi diceva il politico che pagava la bolletta oggi sarebbe a voto di scambio. Attenzione a non sbagliare a dire se sono pochi soldi non importa, perché il messaggio deve essere chiaro e deve essere un messaggio etico. Certe cose non si fanno, e di questi giorni la notizia per cui il capo di gabinetto della sindaca di Torino si è dimesso per aver fatto cancellare una bolletta di 95 certo, euro certo, caso in cui fosse vero il comportamento non sarebbe economicamente grave, ma da un punto di vista etico chiaramente sono state giuste. Quindi non fare di tutta l'erba un fascio e calcolare che cos'è in realtà, anche perché ecco quello che noi combattiamo. Noi tra l'altro abbiamo un codice etico che dice: se uno è condannato in primo grado per un reato doloso deve dimettersi. Purtroppo l'automatismo contro cui noi combattiamo è quello dei partiti che dicono: arriviamo al terzo grado di giudizio, come dicevo certo. prima. Per quanto riguarda, e mi permette di dire che in questo dobbiamo essere rapidissimi, perché veramente dobbiamo dare la linea a Rivela dello Sport. Il messaggio, proprio a proposito di messaggio, il messaggio più brutto è quello che stanno dando alcune liste, in particolare quella del centrodestra in Sicilia in questo momento, presentando persone impresentabili. Io sono siciliano, sono di Mazara del Vallo, anche se adottato dalla terra toscana, quella terra è una terra che avrebbe bisogno di ben altro messaggio. Quanto agli stipendi, chiaramente l'Italia vive un che diceva Giovanni, cioè diceva Antonio, quello è un problema economico. Noi la prima misura che abbiamo individuato, che non è un aiuto di Stato ma è una vera e propria manovra economica, è il reddito di cittadinanza, certo, per certo. dare la possibilità a chi non ha uno stipendio di averlo. E di questo ne potremo parlare però, eventualmente in un'altra però, occasione. La possibilità cioè di dare 3 offerte di lavoro, se la terza uno rifiuta poi perde il diritto al reddito di cittadinanza. Allora Bonafede, lei indubbiamente ha fiducia, ma lei ce l'ha scritto proprio nel cognome, Bonafede, voglio dire, più di lei chi potrebbe fidarsi insomma di un futuro spero migliore? Spero di averla convinta un po'. Non tantissimo, nel senso capisco il discorso di prospettiva, sono un pragmatico, aspetterò anche i fatti. Grazie mille, veramente grazie del suo tempo, grazie ai nostri amici ascoltatori per la grande partecipazione nella puntata di oggi. Domani è un giorno di festa e quindi anche noi faremo, come dire, festa tra virgolette, non ci saranno temi, ci sarà musica, un po' di intrattenimento, ma torneremo poi nella puntata di giovedì con un tema molto molto forte, quindi seguiteci, Senza Filtro ritorna domani. E adesso linea a Ilario e Radio Radio Lo Sport. Ciao. Senza Filtro.